Siamo reduci dal decimo simposio internazionale dell'uva da tavola, siamo ancora in aeroporto, avremmo voluto fare questo video prima. Simposio molto interessante, dove vengono affrontati un bel po' di novità, soprattutto sull'intelligenza artificiale e su come può aiutarci nel lavoro sia agronomico di ricerca che agronomico di consulenza e aiuto e supporto alle aziende. In realtà si è parlato anche di ormoni, di varietà, di tante cose. È molto interessante, è stata anche la parte in campo dove abbiamo visto le varietà di più, perdonatemi, di più programmi. Però in tutte queste relazioni, devo dire molte, tante interessanti, anche quelle commerciali che analizzavano l'importanza dell'appetibilità della frutta, dei consumi dell'uva che sono cambiati, stanno cambiando e anche della crescita delle piantagioni nel mondo. C'è un aspetto che come Dr. Farmer, devo dire anche grazie a Davi e a Grapa, dobbiamo evidenziare. Personalmente noi come consulenti crediamo molto nella prevenzione, ma contrariamente a quello che abbiamo fatto nel nostro primo ventennio, ora sono un po' di anni che spingiamo tantissimo su una prevenzione naturale. Una prevenzione naturale perché che cosa viene fuori da questo convegno? Che se noi abbiamo un problema di acinino, di impallinatura, andiamo a fare un ormone per ridurre l'impallinatura. Se noi abbiamo un problema di funghi, andiamo a fare un fungicida per eliminare i funghi. Se noi abbiamo un problema di gestione del suolo e dell'acqua, andiamo ad aumentare il controllo eccessivo e ipertecnologico della gestione dell'acqua e così andiamo avanti ormai da decenni, continuando a stroppiare un'agricoltura che di naturale ha sempre meno. Quindi noi siamo un po' affascinati da tutta questa ricerca che aiuterà senz'altro, ma d'altro canto ci chiediamo perché quando un'uva impallina, fa l'acinino, non ci chiediamo come possiamo evitarlo in maniera naturale a priori, cioè cosa genera questa impallinatura. Abbiamo per anni e continuiamo quasi spasmodicamente e con assillo a ripetere ai nostri colleghi di utilizzare l'Abomin perché correggendo tutte le micro carenze va a risolvere buona parte, a volte totalmente, il problema dell'acinino e dell'impallinatura. Così come continuiamo a ripetere che i chimici sono da evitare sia perché impoveriscono i terreni, sia perché ci rendono più dipendenti da altri chimici, aumentano la salinità, sono come una droga, ma anche perché aumentano la predisposizione alle malattie. Pensate che azotati, che siano nitrati o che siano ammonio, sono i principali responsabili degli attacchi delle malattie nelle piante. E quello che vediamo è che nessuno parla di vigneti che ormai durano 10-12 anni e sono già tutti infetti, ma continuiamo a spingere sulla chimica. Sembriamo anacronistici, sembriamo quasi dei folli, anche al cospetto di molti colleghi, continuando a ripetere che inerbimenti da qualcuno adottati per fortuna, ma concimazioni organiche abbinate all'Abomin possono dare dei grandi aiuti. Parliamo da quasi un quindicennio di microrganismi e parliamo di microrganismi sia per la difesa che per la nutrizione. Abbiamo introdotto il Tixil, il Terium e il Pristinus per la nutrizione delle piante, ma potremmo anche fare a meno di questi andando a utilizzare dei prodotti prebiotici. I probiotici sono infatti quei microrganismi che aumentano la flora del suolo, come Tixil per gli azotofissatori, Terium per i fosforo solubilizzatori e Pristinus per azoto, fosforo e ferro, quindi una miscela già fatta che non dia molta spinta. O con i prebiotici, come per esempio la legge 81. Ovviamente noi vi citiamo quelli che noi abbiamo studiato di più e conosciamo di più, ma il mondo accademico e anche commerciale ha messo a disposizione una serie di queste possibilità. Per esempio con Arbensis abbiamo visto il Fertibio utilizzato nella zona del Tarantino e su uva e su agrumi, che ci ha dato grandi soddisfazioni. Quindi c'è questa possibilità, oppure ci sono dei metodi naturali che portano all'aumento normale,
autosufficiente di queste dotazioni. Ecco, la nostra riflessione su questi convegni, che siano simposi internazionali o che siano conferenze su un po' tutto quello che succede sull'uva e anche su altre culture, è che continuiamo a vedere come commerciale l'applicazione di una polvere di roccia naturale come l'albumina di microrganismi, mentre non vediamo come commerciale inquinante una cosa che ci rende dipendenti per ogni anno dai solfati ammonici, dai nitrati di calcio, dai nitrati di magnesio e dei solfati di magnesio che dobbiamo apportare ogni anno, quando i microrganismi da soli, dati una tantum o al massimo richiamati o al massimo moltiplicati poi con dei prebiotici, come dicevo, come il Sound o la legge 81, non vengono presi in considerazione o vengono presi in considerazione molto poco. Tra l'altro, tutto questo valutare l'aumento della sostanza organica e della capacità di scambio con albumin, della dotazione di nanoelementi con albumin, sia radicale che fogliare, consente veramente alle piante di crescere in maniera forte, sana, continua, di essere molto più resistente agli attacchi delle malattie, agli stress climatici e nel terreno anche ad avere una maggiore capacità di trattenimento dell'acqua e quindi di essere molto meno sensibili alle ore calde o alle ore più fredde, ma soprattutto alle ore calde, nel momento in cui molte aziende nelle ore calde sono costrette a irrigare perché il loro terreno è così povero da non catturare acqua. Abbiamo calcolato anche qui con degli studi, delle pubblicazioni non solo nostre ma fatte anche da altri, che all'aumentare della capacità di scambio cationico, aumentare la sostanza organica, la capacità di retenzione idrica aumenta notevolmente da parte del terreno, quindi quelle ore che voi date di acqua vengono immagazzinate dal terreno piuttosto che percolate e perse, e così anche gli elementi che ne sono contenuti. Ecco, la nostra riflessione a caldo su un convegno che è risultato per noi interessantissimo, come tutti gli altri fatti, come International Table Grape Symposium, questo è il decimo, noi abbiamo partecipato ai primi 6 o 7 credo, è proprio questa: continuiamo a guardare la soluzione a un problema che spesso creiamo con una soluzione precedente, quindi è un cane che si morde la coda, e continuiamo a non guardare invece la semplicità di applicare prodotti che invece si autoalimentano e che una volta data fanno loro tutto il nostro lavoro, semplificano, risolvono non un problema ma più problemi, ed è anche sorprendente notare come sempre meno i colleghi agronomi non sono presenti a queste manifestazioni, non solo extra Italia ma anche in loco, probabilmente convinti che sanno già. Io personalmente, ma anche noi come società, dobbiamo dire una cosa: tutto quello che in realtà impariamo deriva da più fonti, e una delle fonti primarie sono gli esperti di settore, cioè se io devo parlare di plastiche vado da uno che produce plastiche, il mio agronomo non sarà mai così esperto da conoscere bene tutte le plastiche, uno che produce plastiche conosce le sue e la concorrenza avrà tutto l'intento di darmi il suo miglior consiglio. L'agronomo cercherà di aiutarci in questa scelta, ma dobbiamo coinvolgere gli specialisti. Stessa cosa vale per una struttura, vale per una varietà: coinvolgete gli specialisti, perché il vostro agronomo, bravissimo che sia, non conosce tutte le sfaccettature di una persona che quotidianamente affronta solo quel problema e continuamente quel problema, e c'è da iniziare a fidarsi della rete che queste società anche creano, o dei convegni in cui anche le società presentano le loro innovazioni, e non vedere gli agronomi presiedere a queste cose significa che gli agronomi restano indietro di 10, 15, 20 anni, cioè a quando sono andati ai primi convegni, solo perché all'epoca credevano di aver bisogno di sapere e ora invece credono di sapere già. Noi presidiamo sempre queste attività,
culturali al di là di quello che l'ordine ci impone, perché crediamo nella crescita continua e crediamo anche che non avendo mai nessuno tempo, se non si partecipa a questi eventi, in realtà poi non si ha più il tempo di apprendere che cosa una qualsiasi società presenta come innovazione, e quindi poi arriviamo tardi a una cosa come la confusione sessuale, che è iniziata in Italia nel 97 e che qui sembra ancora diffondersi oggi, e sento ancora colleghi laureati da tanto o neolaureati che ancora non sanno bene come questa funzioni, ma allo stesso tempo non li vedo alle presentazioni di queste società che poi vendono i confusori sessuali. Chi meglio di loro ci può dire, spiegare i trucchi, i punti forti e i punti deboli di una tecnologia come questa, di un aiuto come questo? Abbiamo visto nel convegno una cosa bellissima, cioè abbiamo visto insieme società produttrici di trappole, insieme a società produttrici di insetti utili, insieme a società produttrici di prodotti chimici, fare una strategia insieme affinché la cocciniglia non si diffonda nei tendoni del Sudafrica. È una cosa che noi ci proponiamo sempre di fare, e spero che quest'anno nelle nostre giornate di campo riusciremo a mettere insieme per iniziarvi a far vedere e a riunire in delle giornate che abbiano dei singoli argomenti: lo spacco del ciliegio, come fare strategia, non un solo prodotto, non un solo aspetto, ma come collegarli fra loro in modo tale che voi possiate gestire la vostra azienda o il vostro agronomo con una maggiore conoscenza e lucidità. Torniamo quindi da questo convegno molto contenti, molto soddisfatti di quello che abbiamo visto, ma con quella riflessione: cerchiamo di prevenire quello che è in realtà problema e poi soluzione chimica. Cerchiamo davvero, perché è il momento di dare un cambio a un'agricoltura che è troppo concentrata, quasi come fosse medicina, no? Pura, su quegli aspetti piuttosto che su quelli agronomici, naturali, e preventivi. Ovvio che questa nostra riflessione non è una critica a colleghi, è solo una riflessione, anzi più che altro è un invito a partecipare a queste manifestazioni, perché vediamo le altre nazioni anche partecipare in massa, e sono attività che riteniamo fanno bene allo sviluppo di un settore che per tanti anni, soprattutto all'uva da tavola, e lo stiamo soffrendo nel ciliegio, si è ritenuto così bravo da rimanere indietro, molto indietro. Finalmente iniziamo a recuperare un po' sull'uva da tavola, siamo fermi nel ciliegio e ci stiamo impegnando noi come Dr. Farmer nel cercare di introdurre nuove opportunità, e niente, alla prossima. Poi cercheremo di fare magari qualche spiegazione o qualche video, se ci seguite sui canali Dr. Farmer, dove vi parleremo magari di qualche aspetto speciale affrontato in questo convegno, sempre con delle nostre considerazioni.